Ci troviamo a Pozzuoli. Il settore dell'auto in questo periodo sta vivendo un altro cambiamento. La scelta di aderire al piano di formazione Fondo Nuove Competenze è stata dettata anche dal periodo storico. Oltre alla pandemia, oggi viviamo altre preoccupazioni, stanno registrando dei grandi problemi di approvvigionamenti di semiconduttori e di materie prime. Quindi proprio adesso e più che mai è necessaria una formazione adeguata al personale che si interfaccia col cliente, che si interfaccia anche con casa madre. Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico istituito presso l'ANPAL che intende finanziare le ore di formazione, quindi tutti i costi sostenuti dalle aziende destinati alla formazione dei lavoratori. Non finanzia l'attività formativa, che è invece un'attività totalmente a carico delle aziende, e proprio per questo motivo i fondi interprofessionali come fondi impresa operano per sostenere le aziende per quello che riguarda proprio l'attività piena di formazione. I due fondi possono operare in maniera congiunta. La nostra formazione è partita a maggio del 2021 più o meno. Quindi in un periodo immediatamente successivo al periodo Covid abbiamo scelto di fare formazione solo quando era possibile farla in aula, non tanto formazione passiva perché quella non ci interessa, ma la nostra formazione è quella di interagire con gli altri, di creare rapporto. Mi occupo della parte post vendita. Io ho fatto il corso sugli approvvigionamenti e l'ottimizzazione delle scorte. Abbiamo introdotto delle nuove metodologie di lavoro. I vantaggi sono risultati quasi immediati. Nell'ambito di questo percorso di formazione abbiamo, nel mio caso, approfondito delle tecniche di project management che mi hanno dato la possibilità di attuare uno screening delle varie risorse aziendali al fine di individuare delle aree di miglioramento di ciascuno di loro, poter effettuare con loro dei percorsi di crescita professionale. Ad esempio, nell'ambito dell'attività di consegna abbiamo individuato alcune aree di miglioramento in termini di comunicazione, di capacità anche di relazionarsi con gli altri reparti. Ci stiamo lavorando e i risultati li stiamo riscontrando attraverso le interviste che poi facciamo post consegna. Dopo che sono usciti dalle aule, i nostri dipendenti erano compatti, si sono guardati in faccia, si sono tenuti per mano.